Bene, grazie innanzitutto al Barilla Center, a Guido Barilla per l'invito, ma credo di essere qui in questo posto nel momento giusto, perché la passione, il calore, penso a quanto l'amico Abdullah ha espresso, fan capire come un tema come quello di cui stiamo parlando e il tema di Expo, che è nutrire il pianeta, sia quanto mai più attuale esista. E allora immagino che in una platea così interessata, in un format che si ripete dal 2009 e funziona, ecco, immagino cosa potrà essere quello che noi stiamo facendo e il dovere a cui siamo chiamati per farlo bene, e cioè un evento, un'esposizione universale che vedrà 20 milioni di persone, 20 milioni di visitatori interessati a un tema, che è il tema dell'alimentazione, convergere su Milano. Il tema cos'è l'Expo non è facile spiegare, ed è anche per questo che oggi sono qua. Stiamo cercando di fare degli sforzi per portare avanti rapidamente il nostro progetto. Siamo consapevoli che si sa ancora poco di Expo. Quando all'inizio di quest'anno abbiamo fatto un primo incontro con la città, io mi ricordo che avevo invitato due persone vicine a noi, Umberto Veronesi e Mario Monti, e mi ricordo bene le parole di Mario Monti. Lui disse: ecco, noi italiani abbiamo una grande opportunità, perché in un momento storico come questo, in un momento in cui è difficile vendere anche i nostri valori, e su un tema così importante possiamo metterci al centro di un dibattito mondiale, però stiamo attenti, perché se non faremo le cose per bene faremo una pessima figura, perderemo un'occasione. E immaginate anche voi che avere 150 paesi, che poi saranno i paesi protagonisti, e 150 capi di Stato o primi ministri che verranno a Milano in Italia, a parte che al nostro paese non credo sia mai capitato che in sei mesi venissero 150 capi di Stato e 150 primi ministri, ma è veramente l'occasione per o fare una grandissima figura e far vedere che l'Italia, quando c'è da esprimere qualità su un tema così alto, è in grado, oppure ovviamente non sperabilmente fare una brutta figura. Noi stiamo lavorando a questo punto per ovviamente preparare tutto al meglio. Permettetemi di usare qualche slide che mi aiutano nel discorso. Allora, la storia di Expo è cominciata nel 2007, quando Milano ha deciso di ingaggiarsi nella gara per poter ospitare l'Expo del 2015. È un percorso lungo, come vedete, quindi nel 2007 si è cominciato a pensarci, e per spiegare cos'è Expo e per spiegare qual è la coerenza col tema, diciamo che già allora, oggi è ancora più caldo, ma c'era questa fondamentale domanda che girava nel mondo, e cioè la domanda è, in sostanza, è possibile oggi con le nostre risorse assicurare cibo in maniera sufficiente, sicura e sostenibile per tutti? Ecco, rispetto a questo tema si è reputato che l'Italia avesse obiettivamente molto da dire, fosse in condizioni di esprimere molto in termini di sua cultura, suo know-how, le sue tradizioni, la sua tecnologia, per cui si è presentato a un processo di candidatura e si è lanciato questa candidatura scegliendo questo tema. Feeding the planet, energy for life, dove l'energia non è tanto, l'energia non è inteso tanto come fonti energetiche, ma quanto il cibo, e l'abbiamo visto in quelle due foto che l'amico Abdullah ci ha mostrato, è energia per la nostra vita. L'Expo è una storia estremamente lunga, nasce nel 1860, passa attraverso edizioni famose, vedete lì la Torre Eiffel, Parigi 1889, è stata una volta in Italia nel 1906, a proposito di tematicità, allora era l'epoca in cui, come oggi è importante il tema dell'alimentazione, era importante il tema dei trasporti. Nel 1906 si apre il traforo del Sempione, infatti l'Expo di Milano per i milanesi si svolge nell'attuale Parco del Sempione, che da lì prende il nome, e prosegue. Le ultime due edizioni sono state in Oriente, in Giappone nel 2005, Shanghai 2010 e poi finalmente Milano 2015. Perché
Expo è un palcoscenico, è una piattaforma adatta a dibattere un tema del genere. Prima di tutto perché l'Expo è sempre una finestra verso il futuro, è un modo per aprire il dibattito, un dibattito su un tema importante per il futuro dell'umanità. E pensando all'alimentazione, io penso sempre a quanto il tema sia da un lato interessante per tutti, ma dall'altro lato anche poco conosciuto. Tutti noi parliamo di OGM, di bio, di FioBio, eccetera, eccetera, ma in realtà sappiamo estremamente poco. E questo è il nostro futuro, la nostra vita, quindi siamo tenuti anche a capire e a farci delle idee più precise per fare le nostre scelte per il futuro. Quindi questa finestra sul futuro, questa finestra che in 6 mesi, dal 1° maggio al 31 ottobre, nel nostro caso, del 2015, rappresenterà un'opportunità affinché il pubblico, i visitatori, i paesi discuteranno di un tema, è stato ritenuto la miglior occasione possibile per lanciare questo dibattito e per far sì che la nostra città e il nostro paese tornassero al centro dell'attenzione attraverso questo evento e attraverso questo dibattito. In linea teorica, ma ovviamente noi stiamo facendo di tutto perché la teoria si sposi alla pratica, un'esposizione universale ha il suo principale scopo nell'educare le genti e quindi nel far sì che il dibattito rispetto ai bisogni della civilizzazione, alla dimostrazione di dove il progresso ci porterà, ci potrà portare o rischierà di portarci, alla dimostrazione di dove il progresso umano e le prospettive per il futuro riguarderanno la nostra vita. Ecco, questo è il tema rispetto al quale si fa un'esposizione universale. È, credo, molto chiaro che per poter lavorare bene su un tema del genere bisogna lavorare con una piattaforma aperta. Con una piattaforma aperta e senza pregiudizi. È inutile ed è sciocco pensare che l'industria, quando si parla di alimentazione, non possa dare un contributo. È sciocco pensare che non lo possa dare ed è sciocco non conoscere quello che possa fare. Quindi l'essenza di Expo stesso sta nella capacità di mettere insieme le genti, i paesi, la società civile, l'industria, tutte le parti del sistema e farle sedere a dibattere su un tema del genere e lasciare appunto questo tipo di palcoscenico aperto per 6 mesi. Quindi, stressando questo concetto dell'educazione, chiamare tutti a collaborare rispetto a quello che è l'obiettivo dell'educazione. Alla fine, dopo una campagna che ha visto confrontarsi diverse candidature, ma che poi alla fine si è ridotta a 2 candidature, e cioè Milano con il tema che conoscete, che vi ho detto, e la città turca di Izmir con un tema gigante, altrettanto importante, Health for All, la salute per tutti, ha vinto la candidatura di Milano. Ora, il tema dell'alimentazione ha vinto indubitabilmente, al di là dell'attrazione che il nostro paese rappresenta, molto più di quanto in questi momenti bui noi tendiamo a pensare, ma al di là dell'attrattività, scusate, che il nostro paese rappresenta, ha vinto per il tema. Ha vinto per il tema perché il tema dell'alimentazione, potete capire come si presta a declinazioni alte dal punto di vista scientifico, culturale, sociale e come indubitabilmente rappresenta anche dei valori relativi al piacere che il cibo dà, come queste 2 cose poi messe insieme trovino una sintesi in un certo modo di vivere italiano che comunque continua a essere apprezzato nel mondo. Quindi credo che noi dovremmo capitalizzare su questo senso del buon vivere italiano, ma attrarre attraverso anche questo per riuscire poi a spostare il dibattito sui temi che sono i temi di cui stiamo parlando oggi. Fare questo vuol dire appunto lavorare sul tema, quindi andando più in dettaglio, lavorare sul tema dell'ambiente, dell'uso delle risorse naturali, delle produzioni agricole, i temi di cui ho sentito parlare prima, del commercio, delle culture, delle tradizioni, insomma di tutto quanto è direttamente collegato allo sviluppo delle risorse e allo sviluppo del genere umano e infine alla crescita dell'umanità. Ora,
di nuovo che questo tema nelle sue declinazioni sia un tema di estrema attualità lo sentiamo tutti i giorni. Guido Barilla ha parlato e ha citato nel suo primo paradosso il miliardo di persone che hanno fame, il miliardo di persone che nel mondo invece sono overnutrite, ma noi, e in questo senso ha molto importanza, ha molto senso il confronto tra i vari paesi e tra le varie culture, perché noi vediamo come in questo momento in Oriente questa crescita dei paesi dell'estremo Oriente vuol dire anche crescita di un certo modello che noi gli proponiamo. Si è parlato molto ad esempio della carne, e quindi gli orientali che tendono, vedendo in un certo tipo di nutrizione, tendono a mangiare più carne, si trovano col problema che, non avendo poi gli anticorpi adatti, si ammalano più facilmente. Quindi è un problema che, da come lo prendi però, è universalmente trova un senso e una declinazione logica che va affrontata. Ma ripeto, va affrontata tramite la conoscenza, non va affrontata tramite i luoghi comuni, va affrontata mettendo il singolo cittadino in condizione di avere una giusta conoscenza e di avere le sue idee rispetto a un tema del genere. Abbiamo declinato il nostro tema in 7 sottotemi, che saranno quelli che governeranno poi la presentazione dei paesi e degli espositori e del dibattito, e quindi la scienza e la tecnologia per la sicurezza e la qualità del cibo, il secondo è la scienza e la tecnologia per l'agricoltura e la biodiversità, l'innovazione nella supply chain dell'agrofood, l'educazione alimentare e della dieta alimentare in sostanza, gli stili di vita legati appunto all'alimentazione, il cibo, la cultura, la cooperazione e lo sviluppo nel cibo. Ora, per portarvi veramente solamente un minuto in quello che sarà anche l'area, il sito dove ciò avverrà, è chiaro che questo tipo di evento, un evento come l'Expo, ha senso nell'ottica di portare tanta gente all'interno dell'area dove l'evento avviene, ma ha senso anche di portare tanta gente in Italia e di far sì che la declinazione del tema non si fermi lì. Ma al di là di questo, qui c'è una raffigurazione di quella che è l'area dove l'evento si terrà, è a nord-ovest di Milano. Vedete che è disegnata secondo uno schema delle antiche città romane, con 2 principali vie, quella orizzontale chiamata Decumano, dove tutti i paesi si affacceranno, e quella invece che la attraversa, quella verticale, Cardo, come nelle antiche città romane, dove l'Italia avrà la sua presenza. Il tema si declinerà in aree specifiche dove appunto gli agrosistemi mostreranno appunto la loro capacità, la loro conoscenza. Noi cercheremo, ecco, di essere in questo senso figli di questo secolo, cercheremo di essere innovativi. Quando dico che all'Expo parteciperanno 150 paesi, normalmente questo vuol dire che ci saranno una metà dei paesi, per così dire, più affluenti, che verranno con la loro presenza, con i loro spazi, con la loro proposizione, e parte degli altri paesi, che sono i paesi in via di sviluppo, che noi sosterremo nella loro presentazione e che guideremo, aiuteremo a presentare il loro sapere. Ecco, storicamente questo secondo gruppo di paesi sono stati raggruppati negli Expo secondo criteri geografici, quindi tutti gli africani assieme e così via, rischiando di dare un'immagine vecchia, non utile, ma non utile nemmeno a loro. Ora noi stiamo immaginando invece di creare dei cosiddetti cluster di presenza di questi paesi, per cui li raggrupperemo con logiche o tematiche, i paesi del riso, i paesi del caffè, i paesi del cacao, o logiche sempre tematiche, ma ad esempio l'agricoltura nelle zone aride, o altre ancora, la ricchezza della biodiversità,
ma in sostanza, da un lato rendendo attrattiva la cosa per il visitatore, dall'altro dando un livello di servizio a questi paesi che sul caffè o sul riso o sul cacao fondano le loro virtù e la loro forza. E infine, andando verso la conclusione, questa è una notizia positiva. Noi abbiamo invitato i paesi con delle lettere della nostra Presidenza del Consiglio inizio anno. Avevamo un obiettivo di avere 50 adesioni quest'anno, siamo già a 63 paesi, ce ne aspettiamo 130-150, ma abbiamo avuto tutti i paesi a Milano e a Cernobbio un mese fa, in questo primo International Participant Meeting, e vi posso assicurare che è stato un successo straordinario nella nostra proposta. E tutti i paesi partecipanti hanno riconosciuto la qualità del nostro progetto e l'attrattività di un grande progetto italiano. Un'ultima cosa, prima di salutarvi, abbiamo recentemente lanciato, e lavoreremo su questo, un manifesto scientifico e culturale che si chiama Carta 2015. I nostri due fondatori sono di nuovo Umberto Veronesi e il professor Monti, ora ha altro da fare, mentre il giovane Umberto Veronesi continuerà a darci una mano su questo percorso. Ecco, l'ultimo motivo per cui sono qua oggi è credo che due entità come l'Expo e come il Barilla Center non possono che lavorare assieme. Quindi il tema è anche oggi è continuare in questo percorso di avvicinamento, ma far sì che su un tema del genere bisogna mettere tutte le forze assieme. Lo dico rispetto al Barilla Center, ma lo dico in generale. Non servono polemiche perché il tema è altissimo e delicatissimo. Serve lavorare assieme perché il mondo ha bisogno di noi. Grazie.